Pescara mette a segno i primi tre colpi per la nuova stagione, che dovrà certamente riconsegnare un Delfino più tonico rispetto a quello visto nell'annata appena conclusa. La società biancazzurra infatti si assicura il difensore Gennaro Scognamiglio, il 31enne di Gragnano, nell'ultima stagione nel Cesena ha messo insieme 31 presenze condite da 3 reti. I problemi profondi che stanno attanagliando i bianconeri romagnoli hanno impresso l'accelerata decisiva alla trattativa conclusa nelle scorse ore con Pillon, che potrà contare sul centrale, che all'occorrenza può spostarsi anche sull'out mancino della retroguardia. Scognamiglio si è liberato dal vincolo contrattuale col Cesena, che aveva scadenza a giugno 2020, e firmerà con il Pescara, che per il colpo numero 2 ha pensato al grande ritorno di Ledian Memushai. L'albanese mai dimenticato in riva all'Adriatico torna a vestire il biancoazzurro dopo l'esperienza in Serie A con il Benevento, chiusa per i campani con l'amara retrocessione in cadetteria. Ma Memushai è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo del Delfino, quello che è stato suo per 3 stagioni, da quell'estate 2014 quando la società biancazzurra lo prese dal Carpi. Da quel momento in poi 107 volte con la maglia del Pescara addosso, presenze condite da 19 reti, con l'annata 2015-2016 la migliore in termini realizzativi. L'estate passata aveva chiesto e ottenuto, vista la promozione del Benevento, di potersi giocare l'opportunità di nuovo nella massima serie, quella che aveva appena lasciato in maniera molto negativa con il Pescara. Ma anche l'opportunità numero 2 con la maglia giallorossa è terminata allo stesso modo. Adesso Memushai torna per dare fosforo ed esperienza al centrocampo di Pillon, sempre della scuderia di Mario Giuffredi e Massimiliano Gatto. L'esterno sinistro di 22 anni nell'ultima stagione alla Provercelli, tornata in terza serie, e terzo colpo del Delfino. Gatto in questa stagione ha giocato poco, solo 5 presenze, ma è un prospetto giovane e certamente il Pescara vuole scommettere sulle sue possibilità di esplodere nel biancazzurro. A proposito di esterni d'attacco, l'arrivo di Gatto esclude quello di un altro assistito di Giuffredi, quello Riccardo Improta, che era stato accostato al Pescara ma che invece, dopo l'esperienza al Bari, adesso si è accasato al Benevento con un contratto fino al 2021. Per quanto riguarda invece gli arrivi futuri, il Pescara conta di poter arrivare a Tutino, uno dei protagonisti della cavalcata della Cosenza verso la cadetteria. Il giocatore di proprietà del Napoli non è l'unico della cantera partenopea che il Pescara vorrebbe portare in Abruzzo. Nei radar della società del presidente Daniele Sebastiani infatti è entrato anche un altro baby azzurro, Luca Palmiero. Il Delfino vorrebbe prendere entrambi, ma su Palmiero la concorrenza di altri club di Serie B è tanta. Nel frattempo Pillon vede piano piano la sua squadra prendere forma in attesa del ritiro, alla vigilia di una stagione che dovrà invertire l'ultima tendenza.